Né bullying né spettatori contro il cyberbullismo. Questo è il claim della Safer Internet Day 2024, andato in scena oggi all'Ipsar de Cecco di Pescara, collegato con oltre 11.000 studenti in tutta Italia. Un'iniziativa promossa dal Club Service Chivanis, Distretto Italia San Marino, che intende sensibilizzare il vasto mondo della scuola sul triste fenomeno del bullismo in rete. Dopo gli interventi autorevoli di numerose personalità, quali quelle della dirigente tecnica dell'Ufficio Scolastico Regionale Gabriella Liberatore, del direttore dell'area tecnica per la sicurezza cibernetica della Polizia di Stato Gianmauro Placido e della garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Abruzzo Maria Concetta Falivene, accolte dalla dirigente scolastica dell'Istituto Alberghiero Alessandra Di Pietro, la presentazione degli elaborati inviati per il progetto Raccontiamoci la realtà da ben 42 istituti comprensivi e istituti superiori di tutta Italia. In questa scuola, in questa bellissima scuola, per il terzo anno consecutivo abbiamo oggi 11.500 ragazzi di tutta Italia collegati con un panel di tutto valore, di grande valore, quindi abbiamo la garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Abruzzo, abbiamo la polizia postale, abbiamo ricevuto il patrocinio del Ministero degli Interni e della Polizia per questa iniziativa che speriamo si diffonda sempre di più, anche se finora abbiamo avuto degli ottimi risultati. Non possiamo pensare di avvalerci esclusivamente di strumenti repressivi. La scuola ha il compito di operare a livello di prevenzione e quindi si tratta di implementare la capacità di ascolto nei confronti della nostra utenza, cioè dei nostri ragazzi. Si tratta di creare all'interno delle scuole dei climi relazionali ed emotivamente positivi, quindi di educare all'affettività. E si tratta anche di creare un atteggiamento diffuso di rispetto dell'altro, di solidarietà. A mio avviso, sino ad oggi ci sono stati programmi frazionati, non coordinati sull'intero tessuto regionale, pertanto bisogna intervenire in tutte le scuole con lo stesso programma, lo stesso giorno, per far sì che si infonda la cultura, ma una cultura di massa.